Il consiglio direttivo dell'assistenza pubblica Croce Bianca e l'amministrazione comunale di Varsi invitano tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova ambulanza Varsi 2 che è stata acquistata con il contributo della Fondazione Cari Parma e della popolazione. L'appuntamento è per questa domenica alle 11.30 a Varsi in piazza Monumento. E con il patrocinio del Centro Sociale Borgo Tarese Timossi di Borgotaro si tiene un incontro domenica 9 alle ore 16 dal titolo Le voci amiche della lirica presentano presso l'Auditorium Mosconi di Borgotaro pomeriggio di note con soprano, mezzo soprano, tenore, baritono e basso. Loro insieme interpreteranno delle romanze d'opera e di operetta, mentre il maestro concertatore sarà Paolo Bracchi. Vi ricordo che l'ingresso è libero. La Coldiretti di Parma, ufficio di zona, ha organizzato alcuni giorni fa a Borgotaro un incontro sul tema della nuova PAC, ovvero la politica agricola comunitaria, spiegandone anche tutti i suoi effetti. Si è discusso della nuova PAC, la politica agricola comunitaria, nel corso della riunione zonale indetta a Borgotaro nella sede dell'Unione dei Comuni dalla Coldiretti di Parma. La relazione, nella quale si sono affrontati anche gli effetti della PAC sulle scelte culturali per il 2014-2015, è stata tenuta da Stefano Leporati, responsabile sviluppo rurale della Confederazione Nazionale Coldiretti. E non riguarda perciò solamente gli agricoltori, quelli del settore forestale, ma chiunque voglia avviare un'attività come per esempio un agriturismo, un'altra attività per esempio per la diversificazione delle attività agricole nelle aree rurali. Perciò è rivolta un po' a tutti gli operatori economici. Ci sono delle novità importanti all'interno della riforma della politica agricola, c'è lo sviluppo rurale che sono previsti tutta una serie di incentivi soprattutto per i giovani per avviare l'attività d'impresa, un particolare focus proprio sui giovani con delle contribuzioni comunque anche maggiorate. E voglio anche ricordare che le risorse della politica agricola comune sono ormai le ultime risorse che restano, perché sono comunque risorse che arrivano direttamente da Bruxelles e sono risorse certe per i prossimi 7 anni fino al 2020. Perciò mentre abbiamo comunque delle problematiche su quanto riguarda il settore nazionale per quanto riguarda le risorse, invece queste sono risorse comunitarie, perciò abbiamo la certezza per una programmazione per tutte le attività d'impresa per i prossimi 7 anni. Nel campo agricolo in particolare ci sono delle novità che riguardano l'agricoltore attivo, cioè in particolare i soggetti che vedranno saranno i soggetti beneficiari della politica agricola comune, e tante anche altre novità che riguardano un'agricoltura più verde, più compatibile con l'ambiente. L'ufficio di zona della Coldiretti ha coordinato tutti gli interventi nel corso della mattinata e le presenze che sono state numerose. Un tema importante è dove abbiamo invitato i nostri soci, le amministrazioni, a confrontarci sulle possibilità per poter far reddito e per consentire di portare a casa tutti i soldi possibili nel nuovo pacchetto di sviluppo rurale come PAC. Per questo Coldiretti Parma ha invitato anche un nostro delegato confederale, il dottor Stefano Leporati, sarà presente anche il nostro responsabile, il dottor Aldo Azzali, di Coldiretti CA di Parma, e il nostro vice direttore Marco Orsi, che si occupa anche di credito e che quindi è direttamente interessato per il fatto che ci sono la possibilità di portare a casa anche gli anticipi di questa PACQUA. Ringrazio pertanto l'amministrazione comunale che è presente con il sindaco Diego Rossi, la Coldiretti di Parma che è presente con il vice direttore, e un particolare ringraziamento al dottor Stefano Leporati. Ringrazio innanzitutto tutti coloro, le aziende agricole che hanno partecipato e che sono presenti numerose. L'amministrazione comunale di Bardi organizza un corso invernale di yoga della tradizione con l'insegnante Stefania Vecchiarelli dal lunedì 10 novembre dalle 16.30 alle 18 presso la palestra comunale. Per informazioni dovete rivolgervi all'ufficio segreteria del comune chiedendo di Renata Romitelli. Ai partecipanti sarà richiesto un versamento di 25 euro a fronte delle spese assicurative e la dotazione di un tappetino personale.
Ed ora siamo alla pagina sportiva, parliamo di basket femminile Serie B, dove la Roby Profumi in casa è stata purtroppo sconfitta dagli avversari, quindi San Lazzaro, un risultato che purtroppo la dice lunga sulla superiorità degli avversari, 72-57. Ancora un KO per la Roby Profumi di basket femminile che in Serie B cede il passo al San Lazzaro che spugna il Palaraschi per 72-57. Le ragazze allenate da Della Pina perdono per strada così altri preziosi punti in prospettiva dei play-off. È illusorio il primo canestro delle biancoazzurre, unico vantaggio dell'intero incontro. Le ospiti replica con un 7-0, portandosi poi sul 14-4. La difesa delle borgotaresi fatica a contenere le penetrazioni delle esterne avversarie che in più di un'occasione guadagnano canestro e fallo. La Roby comunque lotta e risale fino al 14-12 per poi chiudere il primo quarto sotto di 5 lunghezze. Nel secondo quarto le borgotaresi allungano ulteriormente sfruttando ogni opportunità sui rimbalzi offensivi. Il passaggio alla difesa zona consente di recuperare fino al meno 4. Sprecato il pallone del meno 2, la Valtarese va a riposo con meno 6. Al ritorno in campo il San Lazzaro si conferma più in palla e non fatica a raggiungere un vantaggio in doppia cifra. I falli delle lunghe pesano come macigni sul rendimento della squadra di Della Pina, costretto ad affidarsi a quintetti bassi. Un parziale di 7-0 sembra rimettere in corsa le borgotaresi, ma a vanificarlo è una striscia di 6 liberi messi a segno dalle ospiti. Con le pile ormai scariche, psicologicamente ancor più che fisicamente, la Roby Profumi affronta gli ultimi 10 minuti incassando ben 20 punti. L'incapacità di fare canestro, ma anche più semplicemente di far girare la palla, apre varchi che le felsine sfruttano al meglio. L'incontro finisce 72-57 con il pensiero sia per Della Pina che le sue ragazze già rivolto al derby con l'Italgomma in programma sabato a Parma. Siamo alle previsioni del tempo, domani è venerdì 7 novembre, al mattino coperto con banchi di nebbia, al pomeriggio molto nuvoloso coperto, in serata ancora molto nuvoloso. Le temperature minime tra 5 e 8 gradi, le massime tra 10 e 14 gradi, i venti saranno moderati. Noi chiudiamo qui l'informazione locale di oggi, ricordandovi i programmi della serata alle 20.45 on Race TV, alle 21.30 Video Station e poi a seguire il nostro telegiornale. Un grazie per l'ascolto, a domani.